Cuori azzurri, ben arrivati alla nuova puntata che ci vede insieme dopo una partita di quelle che, come si dice, lascerà il segno. Posso chiedertelo subito, Danny? Ciao a tutti. Beh, ha lasciato il segno. Siamo tornati un po' abbacchiati, un po' tristi a casa. Non è andata. Ci speravo molto, no? Ci eravamo segnati questo trittico di partite. Fiorenzuola, Alessandria Pro Patria, due sono andate bene. Busto no, Busto è stata brutta, una brutta prova, una brutta sconfitta. Posso dire che ha tolto uno dei tabù che si stavano presentando nella gestione del percorso verso la salvezza? Dobbiamo fare per forza i punti contro le squadre che sono dirette avversarie. Mi dirai, beh, facile dirlo, valgono doppio, togli tre punti all'avversario, ne fai tre tu. Però da qui in avanti, e lo chiedo a Roberto Ranieri, il nostro capitano, mi sa che questo tabù lo mettiamo da parte, perché i punti dobbiamo raccoglierli in ogni direzione, contro chiunque, in ogni modo. Ciao Roberto. Assolutamente, ciao a tutti. Tanto abbiamo subito la riprova domenica, perché il Trento ha 25 punti e quindi dobbiamo andare a cercare di rosicchiargli qualche punto. Penso che sia stata anche una sconfitta ampiamente meritata e spero e sono sicuro che ci rimetteremo subito in carreggiata dopo i tre schiaffi presi, che magari ci possono anche servire per ridimensionarci un po' e riprendere il percorso che avevamo intrapreso negli ultimi due mesi. Senti Roberto, subito una domanda molto tecnica a proposito di riprendersi. Tu a un certo punto hai chiesto il cambio durante la gara perché hai detto un risentimento ti ha fatto preoccupare per la tua condizione muscolare. Come stai? Ma ho sentito un po' tirare il retto della coscia e sto un po' meglio, sono passati tre giorni, però vediamo cosa si può fare in vista di domenica insieme allo staff medico e al mister. Però che pensi tutto sia orientato al tuo recupero e al tuo utilizzo anche contro Trento? Se c'è la possibilità, sicuramente. Mi auguro che così possa essere, perché per il nostro centrocampo sicuramente è una figura importante. Come avrete capito, senza tanti convenevoli, Danny Faranna. Ciao a tutti. E Roberto Ranieri, gli ospiti di questa sera, ospiti graditissimi a commentare quello che diventa sempre molto scomodo, soprattutto da parte di chi ha un ruolo da protagonista nella squadra, tanto più con la fascia da capitano, perché diventa tanto facile quando si viaggia sulle ali dell'entusiasmo anche rilasciare dichiarazioni o imbastire discorsi che trasudano ottimismo da tutte le parti. Credo che il pessimismo non lo voglia nessuno, giusto Danny? No. Bisogna essere molto realisti, perché quando si analizza una situazione come quella che si sta vivendo in questo periodo, a mercato in corso, i nuovi innesti, e ne parleremo brevemente perché hanno avuto tutti modo di esordire, addirittura Lancini dal primo minuto come titolare al centro della difesa, qualcosa comincia a cambiare, qualche dinamica si smuove in questo senso, ed è giusto fare dei pensieri sapendo che altri giocatori sono in arrivo, anzi si parla tra domani e dopo addirittura di presentazioni ufficiali per rendere pubblici anche i prossimi nomi che entreranno a far parte della squadra e vestiranno l'azzurro. Una squadra che però trova in quella che è la sua struttura iniziale la squadra tipo, quella che si muove in maniera più concreta. Dicevo la puntata scorsa, evidentemente si raccolgono anche un po' di frutti di un lavoro lungo partito dal primo mister, da Bubba Buzzegoli, è passato poi nelle mani di Jack Gattuso. Una squadra che si è dimostrata molto malleabile nelle mani dell'allenatore, con elementi disposti a cambiarsi di ruolo, a cambiare fascia, a rendersi disponibile a giocare in difesa per poi tornare in attacco. Abbiamo avuto Di Munno al centro della difesa, abbiamo avuto i due braccetti che si sono invertiti e si invertono anche regolarmente durante la partita. Tuo compagno di reparto, per esempio Calcagni, che è un jolly vero. Tra i nuovi arrivi, uno è stato presentato chiaramente come un jolly. Tu, mi sembra, Danny, hai seguito anche la conferenza, che è Arnie Williamson. Sì, ha detto chiamatelo pure trequartista, chiamatelo pure stanno all'attacco, chiamatelo seconda punta. Dove sta, gioca. Questa cosa può far pensare che questa caratteristica, che già i nostri azzurri da inizio stagione hanno dimostrato di poter mettere in campo, sia perseguita anche nella nuova linea? Vedremo. Io dico la mia. Dillo. Nel mercato di invernale, fossi io un direttore sportivo, andrei sempre sul mercato italiano. So che il mercato italiano comunque ha altre valutazioni, altri parametri. Io credo che un giocatore straniero abbia il tempo necessario di amalgamarsi. Quindi per me Williamson, una volta che si adatta alla nostra città, alla nostra maglia, è meglio che si
concentri su una posizione solo, no? Quindi poi non sta. Quindi sei in antitesi con battuta, quello. Questa è una battuta. No, dico che è meglio che subito Jack lo nella sua testa lo faccia capire come seconda punta, come trequartista, come stare un attacco, quello decideranno loro nello spogliatoio. Perché? Perché bisogna semplificare le cose, perché non ci sono mesi di adattamento, mancano 17 partite al termine della stagione. E quindi ecco, il mio punto interrogativo, poi quando mi chiederai anche sul mercato, è questo. Gli stranieri nel mercato invernale mi lasciano sempre un po' così col punto interrogativo, perché pensa a te, io e te domani siamo convocati all'ospedale di Toronto e iniziamo a lavorare da domani pomeriggio a Toronto. Quanto ci mette? Io ci metto un anno ad adattarmi a Toronto. Ma so no, te. Ma no, anzi, adesso poi che col Canada abbiamo un doppio filo. No, aspetta, ho detto Toronto, ma potevo dire. Perché dico un doppio, dico un doppio filo? Toronto, perché già Axel Desjardins, è bandiera canadese, adesso avrà un connazionale che arriverà, credo che sia in viaggio in queste ore. Sì, arriva domani. Arriva. Quando è che va in onda oggi questa puntata? Questa puntata va in onda domani, stiamo registrando. Allora oggi, in questo momento sta arrivando. Lui è in viaggio, quindi sta per arrivare. Abbiamo visto un giocatore di statura elevatissima, Roby, tu hai già guardato la sua scheda. Sì, abbiamo guardato un po'. 1,98 m. Le voci girano anche noi nello spogliatoio, siamo andati un po' a curiosare. Deja un po' geloso, invidioso. Non dirmi che adesso un altro canadese, volevo essere l'unico canadese in squadra. Non dirmi che adesso ti arrabbi, perché oltretutto quando arriva 1,98 m in pullman bisogna pensare anche alla distribuzione dei posti durante la trasferta e durante i viaggi. Assolutamente. Un altro profilo importante in arrivo è quello che riguarda Lorenzini, un altro 1,97 m. Che è già arrivato, è venuto a vedere anche la partita a Busto con noi. E l'ho incrociato anche adesso fuori, quindi si è allenato con la squadra, è già in gruppo ufficialmente. Lui è un difensore centrale, l'hai già visto muoversi anche in campo? L'ho visto oggi per la prima volta in allenamento, è un ragazzo disponibilissimo come tutti quelli che sono arrivati, mancino di gran statura, e penso che il mister lo sappia mettere a proprio agio. Penso possa fare sia giocatore con la difesa 4 che con la difesa 3, vedendo un po' anche le nostre esigenze, che spesso passiamo da 4 a 3, quindi sì, sicuramente sono andati su un profilo che sa fare tutto, che è funzionale a questo progetto di squadra che è in essere. Danny, la fisicità, quanto è diventata importante? È tantissimo. Cioè, è state parlando con 1,70 m. Io credo che però ci sia fisicità. Se noi dobbiamo, quello che dicevamo in estate quando sono arrivati tanti giovani, no? Non so se tu sei d'accordo, al Novara è mancata un po' la fisicità. A volte sembravamo andare veramente a scontrarci contro avversari strutturati, e almeno da fuori vedevamo un po' di difficoltà. Non so se tu, quindi ecco perché io penso che il fisico in certi ruoli sia importante. Per me i ruoli sono l'attacco, la prima punta deve essere bella, fisica, alta. I centrali di difesa sono quelli che ti tolgono le castagne dal fuoco parecchie volte. Vabbè, appena dato i profili di Ongaro e di Lorenzini. No, infatti ti dico, il mediano può avere benissimo anche le sue caratteristiche. Credo proprio di sì, anche perché, Danny, scusa se mi introduco nel certo tuo discorso. Bisogna avere il fisico. Mi introduco nel tuo discorso per una cosa: io rimango sempre molto legato al concetto ineludibile di uno sport come il calcio, che è la squadra. La squadra è fatta di valori differenti che poi si trovano all'unisono a esprimere quello che è il coro, la grande orchestra, d'accordo i grandi solisti, d'accordo quello che vuoi, ma la differenza anche nelle squadre che hanno segnato un'epopea nel calcio. Il Napoli di Maradona, quanti comprimari ha avuto e quante pedine fondamentali per muovere la palla, per interdire il gioco, per fare le due fasi, l'attacco e la difesa, essere sempre disponibili a far legna, come diciamo proprio, terra. Beh, io non dico che Roberto è qua e lui si è detto parli con uno che è 1,70 m che è qui a far legna. Lui ha un ruolo importante. No, ognuno ha la propria funzionalità, ognuno ha le proprie caratteristiche, e questo sta a squadra, a chi organizza la squadra, a chi fa una squadra, al mister, e poi metterle in funzione il miglior
E questo permette a un mister fantasioso come Jack Gattuso di fare i suoi disegni sempre diversi, sempre colorati in maniera differente, non soltanto prima della gara in fase di impostazione, ma spesso, come già diceva Roby sottolineando e come tutti abbiamo visto, anche durante la gara stessa, quanti cambiamenti si sono visti, che a volte sono stati determinanti in positivo, magari in una partita come questa che abbiamo appena lasciato alle spalle, forse hanno acceso anche un po' di riflessioni, perché è ovvio che noi che guardiamo da fuori abbiamo questa propensione a guardare, a contare e farla facile. Insieme a tre cambi modulo, Augusto, confermate. Sì, due sicuri, due poi tre con le tre punte alla fine. Per tentare il tutto per tutto. Innanzitutto si pensa che quando un mister cambia lo faccia perché voglia migliorare. Ha ragione veduta. Precisiamo, non è che uno lo vuole fare per... Puoi fare delle scelte giuste come puoi fare delle scelte sbagliate, ma... quello poi il risultato ti dà ragione o torto. E sì, il campo è il giudice ultimo di qualunque prestazione tu possa mettere in campo. Basta poco. Siamo partiti bene però, Roby, dicevo la verità. A Busto Arsizio io ho visto un Novara partito bene, ho visto un Novara soffrire anche in certi versi di equilibrio alla mattina, non psicofisico ma proprio equilibrio per rimanere in piedi, perché ho visto un campo veramente al limite della praticabilità, l'ho visto molto molto duro. Soprattutto sotto la tribuna dove vengono fatte le riprese, c'è tutta la fascia che è ghiacciata. Però è proprio ghiacciato, ho avuto modo di essere lì a bordo campo. Non ha influito. No, ma non lo voglio usare come scusante, dicevo che comunque le riflessioni vanno fatte d'accordo alle esigenze televisive per riempire i palinsesti, però in questa stagione dell'anno giocare su... Sicuramente se avessimo giocato alle 2 pomeriggio magari era un po' più praticabile. il senso era quello. Quindi un campo che si presenta in questa maniera come unica attenuante offre una cosa, ma che vale naturalmente sia per una squadra quanto per l'altra, e che perdona un pochettino di meno l'errore, cioè impone di essere molto precisi e a volte basta sbagliare di mezzo metro un passaggio su un campo del genere, secondo me lo paghi. Sì, però in questa partita penso che non sia stati errori tecnici, ma siano stati più magari errori dove si è tornato un po' il vecchio Novara di qualche mese fa, dove commettevamo degli errori che non ci possiamo permettere di commettere e li abbiamo pagati. Soprattutto incassi il gol e la partita cambia. Siamo andati un po' dietro la partita e senza avere una reazione che tutte le altre partite ci sono state. Due grandi occasioni nel momento della difficoltà, entrambe sicuramente importanti. Una partita dai piedi di Urso, che si è riconfermato a impatto esplosivo sulla gara, come in quella del derby contro l'Alessandria. Anche nel derby del Ticino si è prodotto in un approccio alla gara decisamente importante, quando ha colpito la traversa, cioè ha fatto oscillare quella porta, che tra l'altro fu quella dove Pablo... È vero che anche loro hanno colpito un palo, non dimentichiamoci. Sì, però io credo che quel gol di Urso avrebbe cambiato la partita, anche perché stavate parlando della Propatria. Credo che l'errore del Novara, però ovviamente poi seduto così, siamo tutti bravi, no, col joystick, però credo che gli abbiamo dato, siamo partiti bene, hai detto bene, però poi nella parte centrale, prima del gol del vantaggio, gli abbiamo dato troppa forza nell'attaccare, troppo coraggio, gli abbiamo fatto prendere coraggio, e la Propatria, per quello che ho visto nelle partite così che vedevo tra una trasferta e l'altra, quando trovava un avversario che gli dava coraggio, quindi gli creava gli spazi per attaccare, prendeva confidenza e segnava. Non dimentichiamoci che mi sembra che a Busto Arsizio prima di questa partita avevano segnato solo 6 reti. Sì, hanno fatto un bottino che è al 50%. Esatto, quel che capito. E quindi l'errore è stato quello, purtroppo, questo non li puoi, ma ripeto, poi in tribuna mettiamo il joystick in mano, poi in campo cambia tutto. Però ecco, l'errore è stato quello, perché li hai proprio visti prendere confidenza, e quindi quel legno di Urso col senno di poi l'avrei voluto rivedere con perché sarebbe stato l'1-1, no? Sì, erano sotto 1-0. Poi c'è stata l'occasione di Corti. Eravamo sul 2-0 per loro, un pallone che gli è rimasto tra i piedi e non è riuscito a trasformarlo. A pochi metri.
sembrava veramente facile da fare, ma sì, sì, non sì. lo so, forse un pensiero magari soltanto mio, magari un, ma lì basta un metro più avanti, un metro più avanti. Sicuramente lui era avanzato rispetto alla palla e ha faticato a trovare equilibrio per poter spingerla in porta, però vabbè, è andata così, è inutile recriminare su queste cose. E, per quanto riguarda quelle che sono le dichiarazioni del post partita, mi sembra di ricordare che l'unico intervento sia stato quello del nostro mister, me lo confermi, vero Dani? Sì, sì, solo il mister. In conferenza stampa. Il mister, sentiamo quelle che sono le opinioni di Jack Gattuso su questa gara contro la Pro Patria. Abbiamo concesso un po' troppo agli avversari, soprattutto poi anche in occasione dei gol. La partita oggi sicuramente non l'abbiamo fatta per come la volevamo fare, l'avevamo preparata in maniera differente, sapevamo che loro erano una squadra in salute, una squadra che ti pressava, una squadra che si difendeva ogni tanto dietro la palla, però chiaro, noi abbiamo avuto sicuramente poche idee, provato un po' a mischiare le carte un po' anche durante la gara, ma le cose non sono cambiate, anzi a un certo punto sono anche peggiorate. Mi dispiace perché oggi ci tenevamo a fare bene, a fare il risultato, c'era tanta gente di Novara a supportarci, quindi un peccato per tutto, soprattutto anche per la brutta sconfitta. E ora nulla, noi siamo una squadra che dobbiamo stare attenti perché ci abbiamo messo tanto per rimetterci a posto, ma la squadra è la nostra, che basta poco per poi ritornare purtroppo nelle situazioni in cui eravamo qualche mese fa. Quindi dispiace perché sapevamo, i giocatori, noi, io, tutti, sapevamo dell'importanza della gara, però oggi l'abbiamo clamorosamente fallita. Un'analisi, mi viene da dire, molto lucida, che come sempre sa fare Jack Gattuso con una chiarezza di idee in termini di lettura che pochi altri riescono a offrire, anche quando la gara non offre degli elementi così brillanti da raccontare. Mi sembra che in poche parole abbia davvero riassunto quella che è stata la gara e l'amarezza che abbiamo portato a casa da questa fredda trasferta di Busto Arsizio. Un derby caldo, sentito, preparato, l'ambiente si è fatto sentire, ma anche l'ambiente novarese ha risposto con grande entusiasmo. Quest'anno non ci molla il tifo, eh? No, è un aspetto veramente positivo, perché ci fa tanto freddo, eh? Cioè, ragazzi, vero, sì, ragazzi, parlavamo di un campo ghiacciato, ragazzi. Ho sofferto tanto, e quindi poi vabbè, orari veramente, lasciamo stare. E l'abbiamo detto, questo pure. Basta guardare a Crema per Golettese, la partita per Golettese si è giocata in una nebbia mostruosa, quindi è così. Però il pubblico non molla, ed è la speranza su cui tutti ci dobbiamo aggrappare, perché c'è passione, no? Magari numericamente non siamo in tantissimi, però è un tifo presente. Ma a me è sembrato anche un bel colpo d'occhio verso la curva nostra, e bella sonora, insomma, bella partecipe all'evento, sicuramente non spettatori passivi. Roby, mettiamo da parte insomma questa partita contro la Pro Patria. Prendiamo l'insegnamento, come ho detto prima, che ci rindirizzi sul nostro obiettivo, che è quello della... Raccogliamo questa chiamata a rimettere i piedi saldamente per terra, a non sentire più il ghiaccio di sotto, molto concreti, molto realisti, tutti con un obiettivo unico, che a questo punto diventa quello di testa bassa e far punti contro chiunque, dare il massimo, perché ogni partita, stavolta non si scherza davvero, da qua alla fine è determinante. Ma penso anche che si vedeva dal nostro atteggiamento in campo le partite scorse, che quello era... Ma a onore si è visto sempre, ragazzi, sì, perché credo che questo attaccamento alla maglia anche da parte del pubblico sia molto dovuto a questo atteggiamento per nulla remissivo che avete saputo mettere in campo, quindi ci stiamo. L'umore com'è nello spogliatoio, Roby? Ma guarda, quest'anno siamo partiti veramente male, quindi non dobbiamo abbatterci troppo. Infatti, come è stato oggi, primo allenamento a settimana, ho visto i ragazzi normali, però
già più belli rindirizzati su qual è l'obiettivo e su cosa fare, belli concentrati. Quindi una quota Come giusto consapevolezza deve essere. che prende ulteriormente dimensione davanti a tutto. Quello che ci aspetta sarà una partita contro una squadra che ci ha regalato lo stesso risultato all'andata. Qui al Piola, da dove stiamo parlando questa sera, 3-0. Ok, che poi il terzo gol, se ricordi la gara contro il Trento, era una partita che ormai era saltata sotto ogni punto di vista e fa testo fino a un certo punto, gli abbiamo regalato anche un rigore per fare il filotto dei tre gol. Sì, diciamo che col Trento non è che siamo molto fortunati, perché se ti ricordi l'anno scorso un pareggio è una sconfitta. Un pareggio al novantesimo. Pareggio al novantesimo, sconfitta l'ultima giornata con l'ultimo gol di Pablo in azzurro. L'andata 0-3, e cosa ti devo dire? La temo tantissimo, ma non perché credo che ci sia troppo divario tecnico tra il Novara e il Trento, ma per una concausa. Beh, io guardo sempre la legge dei grandi numeri, no? Dico, caspita, loro comunque arrivano a 3 sconfitte di fila. E io quindi faccio tutti gli scongiuri del caso, perché boh, dovremmo lottare anche contro i numeri, no? Che non sono proprio la nostra. Certo che anche loro diranno, caspita, comunque arriva un Novara che ha perso una partita importante per 3-0 a Busto, vorrà riscattarsi. E quindi adesso Roberto si tappa le orecchie e ti dico che se farò i 600 km, 800 km di domenica, non butterei via un pareggino per muovere la classifica, anche perché, e Roberto si deve ancora tappare le orecchie, Ce la tappate questa? dopo, dopo, dopo Controllo io. Busto mi sono dato un personale obiettivo per non passare le settimane a Facciamo demoralizzarmi. la rubrica, l'obiettivo di Faranna, Il vai. quart'ultimo posto. Non chiedo Si è tanto. creato un Non attimo di chiedo tanto, silenzio. ragazzi. Chiedo un Guarda, quarto. La io voglio fare un. gente se ne va. Io No, ma ti voglio. spiego il perché del quart'ultimo No, posto. Robby, No, queste Roberto, mi spiego il perché del quart'ultimo posto. Prima di tutto, sai che io ho dei percorsi un po' non strani, vi ho detto sentiamo. che vorrei un quart'ultimo posto con 9 punti dalla terz'ultima, che vorrebbe dire andiamo tutti a casa. Ecco, perfetto, E quindi dai, vai. ti salvi anche da quart'ultimo. E poi, se proprio le cose dovessero andare male, che dobbiamo fare il playout, facciamoci sto playout da quart'ultimo, abbiamo due risultati utili a favore e faremo 2 settimane in più di lavoro tutti insieme, non vivremo per 2 settimane e ci salveremo tutti insieme e ci abbracceremo. Mi Quindi il auguro mio di no. obiettivo minimo è il quart'ultimo posto, anche perché Roberto, 7 punti sono tanti Sì, però è sulla lungo. sestultima. È lungo. Bravo, bravo, Quanto bravo. è lungo? Perché per alcuni sono Aspetta poche, per che. altri sono tanti. 17 partite per voi sono tante o poche? Sono Allora lo tante, rimandiamo l'obiettivo soprattutto nel quart'ultimo girone posto. di ritorno, perché adesso un po' di anni che faccio questo campionato Le qua recuperi e il 17 girone di partite. È un altro ritorno mestiere. è un altro Allora dai, allora campionato. lo mettiamo in stand-by il quart'ultimo posto, cioè magari in primavera mi Adesso vorremmo chiudere ufficialmente questo angolo che era l'obiettivo di Faranna. Bene, adesso possiamo tornare ancora No, azzurro. sicuramente ci sarà da rosicchiare più punti possibili, sempre ogni È proprio lì. partita per partita. I numeri sono fatti per essere sovvertiti, così come le tradizioni, così come alcune cose che vanno a guardare nel passato, quanto fatto all'andata e ritorno. Si va a Trento per fare la partita e l'abbiamo detto in apertura, va ribadito da qua alla fine di questo girone di Vogliamo ritorno. Si tornare va contro sicuramente tutti con punti da per Trento. far punti, per far punti. Non c'è più una strategia che possa far valere una partita più o meno di un'altra. Ogni volta che si entra sul terreno di gioco sarà una partita importante, saranno punti determinanti per il computo finale e per quel raggiungimento di un risultato che è sicuramente negli obiettivi imprescindibili per questa nuova società. E di conseguenza bisogna andare tutti a remare dalla stessa parte per agguantare questa salvezza. L'obiettivo di Faranna è cambiato un po', è lo stesso? Io parto, i miei professori mi dicono sempre: tu parti basso, poi se arrivi in alto sarai sempre più contento. Sicuramente, Quindi io mi segno quell'obiettivo lì, no? io guarda, sono contento, mi sono preso Ragazzi, anche cambia il 2 mondo, punti. cambia il Che mondo, anche eh. il nostro, perché adesso andare a prendere in questo momento a Pergolettese, quindi è Ragazzi, quart'ultimo guardate posto al che momento. Robby, Esatto, bravo. posso chiederti una cosa anche per entrare in un momento un attimino più ilare del tutto? Tu pensi se io mi devo fare 800 km con lui per venire a vedere la Sono partita? lunghi, eh? Quando Diventano partiamo? lunghi. La mattina Alle 8 si alle 8 e poi parte, torniamo. diretto per Trento,
No, un bel paninetto e poi tutto allo stadio. Non so, se il nostro direttore dietro la camera me lo concede, raccoglierò alcuni obiettivi di Faran, che poi avremo modo. No, oppure metti la telecamerina in macchina e così facciamo le idiozie di Faran. Saranno dei cameo preziosi e li spenderemo tutti, se sei d'accordo. Di capitano, hai facoltà di prendere qualunque decisione. Che partita ti aspetti, Roby, a Trento? Ah, sarà una partita difficile, tesa per tutte e due, perché penso che anche loro, come ha detto prima Faran, non vengono da dei risultati positivi. Sarà una partita che si deciderà da episodi e dobbiamo cercare di essere uniti e portarci questi episodi dalla nostra parte. Al di là del tuo infortunio, che hai già detto potrebbe risolversi con buona probabilità prima della gara e quindi dovresti essere della partita, l'infermeria che cosa ci dice in questi giorni? Ah, che si è fermato Omar, anche lui a busto, e probabilmente ne avrà per qualche settimana, forse un mesetto. E questa non è una buona notizia. E poi a breve rientrerà Bertoncini, penso tra una settimana. E questa invece è una bella notizia, quindi vuol dire che è in risoluzione quello, sì, che è stato il suo problema. Sono ancora fuori Giardini e Rossetti e anche Savini, che loro ancora un po' di settimane ne avranno. E quindi prevediamo che i movimenti in campo ruoteranno intorno a questa rosa, con le novità degli acquisti che oramai sono entrati a essere parte integrante. Non abbiamo parlato di Ngambà, di cui abbiamo apprezzato molto la prestanza fisica sullo scatto e sulla corsa, che ce l'ha fatto vedere come un uomo molto veloce, un po' meno ancora con il pallone, speriamo di vederlo un pochettino di più nelle prossime partite. Le caratteristiche che dobbiamo aspettarci di più da Ngambà? Sì, ma è quel tipo di giocatore lì, è un giocatore con tanta quantità che può dare una bella mano, soprattutto in fase difensiva, o di allungare, di recuperare palloni, di allungare un po' le squadre avversarie. Quello che avete visto voi l'abbiamo visto anche noi in allenamento. Può ricoprire magari più ruoli, può giocare sia a due o davanti a difesa o nella necessità anche mezzala. Quelle sono le sue caratteristiche. Roby, la volta precedente che ci siamo visti ti ho fatto una domanda a cui hai risposto in maniera molto partecipata, perché hai bisogno di dedicarlo a chi ti sta vicino nella vita di tutti i giorni, alle persone che ti stanno a fianco tutti i giorni. Hai un sacco di voglia di fare il gol, anche se il gol non è nelle corde più evidenti di chi gioca nel tuo ruolo. Quanta voglia hai? Ti dico tanta, però soprattutto nel mio, perché io adesso è un po' di anni calcistici che non segno. Però non ci penso proprio zero, assolutamente. A me interessa che la squadra faccia una bella prestazione, portiamo a casa il risultato e la mia prestazione che sia positiva. Ed è così, come quando sei senza fidanzata, non so perché lo sto dicendo a te comunque, come quando sei senza fidanzata, se ci pensi non arriva, nel momento in cui non ci pensi arriva. No, io proprio il gol è la cosa che penso per ultimo. Non mi ci metto neanche. Però se arriva questo gol, sapresti sicuramente a chi dedicarlo. Come minimo verrà in una sconfitta. No, assolutamente, non vogliamo neanche pensarci a questo. Sarà un viaggio lungo questo verso Trento, ricordatevi che dovete tenere i posti per il metro 98 e il metro 97 dei nuovi arrivi, che quindi non passeranno inosservati. Il tuo posto che posto è del pullman? Davanti, io sono l'ultimo dietro in fondo a destra. Di sparte che guardo un dove po' ci tutto. Stanno quelli che fanno casino, quelli della scuola, infatti dietro c'è Bonaccorsi, Timono, okay. Ok, direi un bel setting, cos'è, un 3-5-2 un 5-3 va bene, molto nutrita la presenza azzurra sui posti di fondo. Che comunque voi mentre parlavate dell'infermeria io mi stavo già facendo i film mentali, e se le carte sono 40 domenica è difesa alta, Lancini, Bonaccorsi, Lorenzini. Ma perché tu punti già alla formazione? Secondo te? Secondo non me è che ne abbiamo molti altri. Scelotti è fuori, Bertoncini è fuori. Sto facendo una domanda al nostro capitano. Posso? Il mister a oggi sa già quale formazione mettere in campo? No. Perché? Io devo andare avanti, devo guardare. Anche perché deve conoscere anche Lorenzini che ha appena arrivato. Esatto. Devo vedere come sta fisicamente. Stavo scherzando. Perché ti dico... Come lui aspetta tanto il gol, lui il momento che aspetta di più è quello di poter anticipare la formazione dicendo ci ho visto, di la verità. Ma non la prendo mai. So che è così. Boh ragazzi, qual è lo stadio di Trento? Li fai tu i saluti finali? Briamasco. No, falli tu.
No, no, falli tu. Vi aspettiamo, dai, a Roberto. Fai tu i saluti finali, ringrazi tutti e ci vediamo alla prossima puntata di Cuore Azzurro. No, non sono buono. Vabbè, vorrà dire che la faccio io, d'accordo. Siamo timidi. Grazie a tutti per esserci stati anche in questo caso. Sapete che in prima battuta su MS Channel, canale 814 del bouquet di Sky, ma poi in qualunque momento basta avere una connessione web su MS Plus, la piattaforma su cui trovate ogni puntata, sempre e comunque a vostra disposizione. Grazie per esserci sempre a sostenere il Cuore Azzurro e a farlo pulsare bello caldo, bello vibrante. Grazie a Danny Faranda. Grazie a voi, forza Novara, tutti a Trento. Spero che tu urli tanto da Trento. Grazie al nostro capitano Roberto Ranieri. E grazie a tutti quanti. Ci vediamo alla prossima. Ciao!